Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video ti spiegherò l'acquario marino e tutti i principali elementi che lo compongono. L'acquario marino, apparentemente ed in parte simile all'acquario dolce, ha in realtà funzionamenti degli accessori che lo compongono molto diversi. Generalmente, a prima vista, non c'è differenza tra una vasca di acqua dolce e di acqua salata, a parte ovviamente il tipo di allestimento, poiché tutti gli strumenti per il trattamento delle acque vengono nascosti nel mobile sottostante. Andiamo quindi a vedere, elemento per elemento, da cosa è composto un acquario marino. Partiamo dalla vasca. Ti consiglio una vasca di vetro aperta, senza coperchio, sia per una facile manutenzione, sia per una maggior areazione e ossigenazione. Inoltre ricordati che sarà meglio non avere tiranti nella parte superiore, poiché si incrosteranno facilmente di sale e calcare. Per quanto riguarda il volume della vasca, quindi il litraggio, sappi che più è alto, quindi più saranno i litri, e maggiore sarà la stabilità dei valori chimici. Se vuoi sapere maggiori informazioni per quanto riguarda la gestione della triade calcio, magnesio e KH in acquario, ti consiglio di guardare questo video specifico. L'illuminazione è fondamentale per la vita dei coralli e dei pesci all'interno della vasca e generalmente è composta da vari tipi di lampada LED, neon o HQI, posizionata dai 30 ai 70 cm dalla superficie dell'acqua. Questo argomento complesso ma molto importante viene trattato nel seguente video, dove verranno spiegati tutti gli eventuali dettagli. Un altro elemento presente all'interno della vasca sono le pompe di movimento. Sono installate all'interno della vasca e servono per simulare le correnti presenti in natura. Possono essere alimentate a 220 volts oppure a 12 volts ad impulsi, ovvero con funzionamento alternato. Per quanto riguarda il trattamento dell'acqua e quindi la filtrazione, a differenza di quella dell'acquario dolce, l'estrazione viene effettuata per tracimazione. Quindi, a caduta, l'acqua tracima dal punto più alto della vasca e va a finire nella cosiddetta sump, ovvero un'ulteriore vasca di vetro locata nel vano sottostante, composta da vari scompartimenti e dotata di tutti quegli accessori utili per il mantenimento dei valori e della pulizia dell'acqua. All'interno della sump da noi creata, a seconda delle varie esigenze, saranno presenti i seguenti elementi. Uno scompartimento riempito con acqua di osmosi che servirà per il rabbocco dell'acqua evaporata. Ci possiamo aiutare con un galleggiante elettronico che appunto ci segnalerà questo abbassamento di livello. Lo schiumatoio è un accessorio fondamentale per l'eliminazione delle proteine in eccesso. Esso emulsionerà l'acqua che, formando schiuma e quindi bolle, separerà la parte da eliminare, proteine, da quella ancora buona, acqua, grazie all'effetto della tensione superficiale della bolla che tenderà a portare il sudicio verso l'alto e a depositarlo in un adeguato scomparto. Altri elementi importanti sono quelli che gestiscono la temperatura dell'acqua, come i riscaldatori e i refrigeratori. Per questo ne abbiamo già parlato in altri video e vi rimando al video sulla gestione della temperatura dell'acqua. Per quanto riguarda la parte del filtraggio meccanico, inseriremo delle spugne all'interno della sump, mentre invece per quanto riguarda la parte del filtraggio chimico, che è quello più importante, potremo inserire dell'azolite o del carbone attivo sempre all'interno della sump, ma ricordatevi che il lavoro maggiore di filtraggio chimico lo effettuano le rocce vive. Vi rimando quindi a questo importantissimo argomento al video dedicato. Per controllare e mantenere la triade calcio, magnesio e KH abbiamo la scelta tra i due sistemi: metodo a reattore di calcio, per mezzo di uno strumento apposito che prende l'acqua dalla sump e la reimmette dopo averla trattata,
oppure metodo Balling, che consiste nell'immettere direttamente le soluzioni calcio, magnesio e KH in SAMP per mezzo di pompe dosometriche e appositi recipienti. Questi due fondamentali metodi vengono spiegati nel dettaglio nel seguente video. Ci sono poi altri accessori esterni che potranno essere ovviamente messi nel vano sottostante, che sono tutti quelli che misurano le gradazioni dell'acqua, come il pH, e soprattutto ci sono degli accessori come quelli per l'accrescimento delle zooxantelle del fitoplancton, che serviranno per nutrire i coralli. Per questo, per maggiori informazioni, vi rimando al video sulle zooxantelle e fitoplancton. Alla fine, l'acqua, dopo aver compiuto questo percorso, che sembra complesso ma non lo è, viene reimmessa in vasca tramite una pompa di risalita. In questo video ho voluto spiegarti in breve gli elementi fondamentali per la gestione dell'acquario marino. Ma se vuoi ovviamente maggiori informazioni, ti consiglio di cliccare su Consigli ed uso materiale tecnico e chimica dell'acqua, una playlist interamente dedicata. Potrai quindi approfondire meglio questi argomenti e iniziare anche tu a creare un tuo acquario marino. Grazie per essere stato con noi su Aquascaping Lab. Metti mi piace e lascia un commento per eventuali informazioni. Iscriviti al nostro canale per tutte le news.